Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Sindaco Piombino e la tuta avrà anche le deleghe ai lavori pubblici, personale, sport, politiche giovanili e poi anche nell'altro. Sì, come mie deleghe sicuramente ho ottenuto quindi la gestione del personale, i lavori pubblici, lo sport, la sanità e tanto altro, ma tanto altro che non vorrò chiaramente spettare da solo, ma me le sono tenute perché voglio incaricare i consiglieri di maggioranza ad aspettare queste incariche, perché non si possono chiamare proprio deleghe, sui singoli argomenti, perché tutti gli argomenti della città e del territorio sono importanti. Noi non vogliamo tralasciare nulla, cercare di far lavorare tutti, quindi abbiamo necessariamente dovuto restringere le deleghe perché gli assessori, come noto, passano da 6 a 5, quindi meno assessori con più temi da affrontare addirittura, quindi abbiamo fatto questa scelta di incaricare anche i consiglieri per magari singoli argomenti, e quindi questo è quello che faremo dopo il primo consiglio comunale, che comunque non ho ancora detto, ma sarà il 23 probabilmente, il 23 di giugno, quindi diciamo abbiamo perso questi 15 giorni per il ballottaggio che hanno chiaramente bloccato un po' l'attività del comune, però anche per questo abbiamo immediatamente ci siamo messi all'opera per poter avere l'operatività di tutto il Consiglio della Giunta. Ecco, da lunedì si inizierà a parlare anche con gli altri. Io ho già partecipato alla prima conferenza dei sindaci, ho trovato una situazione diciamo abbastanza difficile, perché comunque ho visto una contrapposizione tra gli altri comuni e il nostro comune su alcuni temi. Siamo così un incontro abbastanza fugace, ma già sono emerse tutte le problematiche che sono ormai annose. E con loro invece dobbiamo ragionare insieme, dargli la massima nostra disponibilità per affrontare i temi dei servizi associati che sono sicuramente più imminenti per loro e più pressanti per gli altri comuni più piccoli, però anche per noi sono un tema da affrontare subito, perché è meglio prevenire, perché dobbiamo necessariamente entro l'anno associare alcuni servizi, quindi farlo prima va incontro agli altri comuni, ma anticipa quelle che saranno le nostre problematiche future. Quindi su questo tema io vorrò lavorare molto, perché non è solo un argomento dell'associare i servizi, ma è proprio di costruire una politica territoriale con gli altri, insieme agli altri comuni, sperando di poterli ampliare oltre i confini della comunità montana, della nostra comunità montana, perché solo attraverso questo si assume il potere contrattuale con gli enti superiori, con le città della costa, con le altre aree vicine, che ci permetterà di crescere di più, far crescere di più questo territorio. Ecco, prima di andare a conoscere nel dettaglio i nuovi assessori, che messaggio vuole rivolgere a tutti cittadini di Urbino, del comune di Urbino? Da neo sindaco. Sì, da neo sindaco operativo ovviamente, perché già mi sono insediato lunedì scorso, ho espletato solo diciamo le pratiche così correnti, proprio per non fermare la macchina comunale, dando le deleghe, allungando le deleghe a chi ce l'aveva prima, anche per la firma dei singoli dell'anagrafe o di singoli argomenti che devono necessariamente essere espletati giornalmente. Ma quindi quello che ci approcciamo a fare è a prendere subito in mano la situazione, vedere un attimo, ho già incontrato tutti i dipendenti, sia nei loro uffici sia con una riunione per salutarli tutti e per dare una prima impronta di quella che sarà
saranno gli obiettivi di questo governo e abbiamo bisogno, ho chiesto la collaborazione di tutti i dipendenti, perché chiaramente si è creata con la nostra elezione una discontinuità che non avveniva da 70 anni, quindi capite bene, si può capire bene quanto anche ci sia fibrillazione all'interno degli uffici, quindi questo ho voluto mettere i dipendenti a proprio agio dicendogli che ci sarà una collaborazione non in patti diversi, quindi di questo ho parlato e con tutti quanti loro vorrò approcciarmi a governare questa città nell'interesse dei cittadini, perché i nostri titolari sono i cittadini, siamo tutti quanti noi e per i nostri titolari che sono i cittadini dobbiamo lavorare, non come dalla posizione di padroni del vapore, ma di servitori dei cittadini. Questo è lo spirito con cui mi approccio. Maria Francesca Crespini sarà il nuovo vice sindaco, sarà assessore alla promozione turistica e commerciale, alle attività culturali e spettacoli e alla riqualificazione degli ambiti urbani. Sì, è una bella soddisfazione, è stata una vittoria veramente, ce la siamo goduta, una vittoria meritata, perché abbiamo fatto una buonissima campagna elettorale, la gente ha creduto in noi, ci ha sostenuto, soprattutto appunto alla lista Cuti Liberi Tutti, di cui ero la rappresentante, e adesso ecco il sindaco ha riconosciuto la validità della nostra lista dandomi questo incarico di vice sindaco e di assessore alla promozione al marketing turistico, che è un po', diciamo così, riprendo le fila di quello che avevo interrotto con le mie dimissioni, dal momento che ero appunto il referente dell'assessorato al turismo, e quindi sono molto contenta, riprendo alcuni progetti che erano rimasti a metà e guardiamo avanti insieme con Vittorio Sgarbi, abbiamo già fatto un buon piano di programmazione e quindi prestissimo, subito dopo l'estate, partiremo con la nuova programmazione di eventi, spettacoli, mostre e quant'altro. Per quest'estate c'è qualcosa in programma? Beh, noi per quest'estate, io sono presidente delle associazioni rievocazioni storiche, per cui 15, 16 e 17 agosto ci sarà la festa del Duca, Safari Rinascimentali, quest'anno il paese ospite e quindi la Via della Seta, Marco Polo, Mercanti, insomma è uno spettacolo che ogni anno si fortifica e fa delle offerte sempre più speciali, per cui vi invito tutti a venire a Urbino almeno, no? Soprattutto in quei tre giorni. Grazie alle sociali e all'istruzione. Sì, politiche sociali e istruzione. Il settore politiche sociali è un settore molto delicato, perché ha a che fare con le necessità delle persone e quindi spero di essere in grado di poter rispondere a tali esigenze, anche perché quando le persone sono in stato di debolezza è veramente degradante dover andare a chiedere al politico di turno quello che invece è un loro diritto. Io spero di farlo attraverso un'indagine approfondita, continua e costante della situazione, con la collaborazione di tutti, mi riferisco alla Commissione Affari Sociali, mi riferisco alle associazioni di volontariato, e stabilire dei criteri primi, prefissati di interventi. Non vorrei affidarmi alla estemporaneità, intendendo, come ho detto prima, il buon cuore del dispensatore di turno. Quindi questo è affari sociali. E poi è un settore anche che non può essere standardizzato, perché le esigenze possono nascere giorno per giorno. È diverso la pubblica istruzione. Un po' perché, avendo io stessa insegnato per decenni, diciamo, è un argomento che conosco di più, e poi ci può essere una programmazione più chiara e più definita, perché le esigenze si possono benissimo programmare, quindi prevedere e intervenire. Nell'altro settore, invece, come ho già avuto occasione di dire, è un settore che va monitorato giorno per giorno.
cosa? Ma prima cosa io nei due settori, innanzitutto, come ho già detto, li conosco perché dall'opposizione io ho sempre frequentato gli uffici e i settori, però intanto comincerò a frequentare più assiduamente per vedere le esigenze delle diverse strutture partendo dalla Casa Albergo, perché io credo che bisogna cominciare da lì. Poi ci sono anche altri enti che vanno conosciuti e mi recherò di persona. Io non aspetterò che loro vengano da me, ma andrò io lì. E lo stesso farò con le scuole. Adesso so che è periodo di esami, ma farò passare qualche giorno e poi parlerò con i dirigenti, con gli insegnanti e li ascolterò. Quello che e spero di farlo, perché poi c'è sempre la differenza fra il dire e il fare, anche se è una frase fatta, ma è vero. Io spero di poter veramente soddisfare, sempre finanziamenti permettendo, tutte le esigenze. Ma laddove non arrivo, io argomenterò le ragioni. Il nuovo assessore all'urbanista è Roberto Cioppi. Da cosa si inizierà là subito a lavorare? Ma innanzitutto, come ha già comunicato il sindaco, la prima fase riguarderà soprattutto l'ottimizzazione degli uffici comunali competenti. Parallelamente sicuramente andremo ad attualizzare le normative che riguardano il comune, quindi PRG, regolamento comunale, norme tecniche di attuazione. E in prima battuta, ma qui ho dei validi compagni, assessori, colleghi, andremo a soprattutto a lavorare sulla qualità della città, sulla qualità urbana, che è la prima sensazione che ha sia il cittadino che il turista che la viene a visitare. E l'impegno sarà grandissimo. Sicuramente ci sarà l'impegno di andare a rivedere un attimo il piano strategico che è stato presentato da pochi giorni alla città, per renderlo concreto nella parte progettuale. Cioè, i progetti devono avere innanzitutto le risorse disponibili, quindi un'intercettazione delle risorse disponibili, e su questo sicuramente dedicheremo un ufficio apposito che sarà competente e sarà in grado di andare a intercettare quelle risorse che chiaramente servono per la città e per realizzare i progetti che proporremo. In secondo luogo mi riallaccerò sicuramente al progetto che la comunità montana ha portato in maniera molto brillante col suo attuale ex presidente ma attuale commissario Alceo Serafini, perché ritengo che, come ho detto anche in conferenza stampa, l'urbanistica non sono solo norme ma è una visione della città, e quindi ci saranno tutti questi interfacciamenti tra piano strategico, distretto culturale e PRG che sicuramente daranno, speriamo, una svolta alla città. Cristian Cangiotti, assessore al bilancio della Giunta Gambini. Sì, salve a tutti, ho ricevuto oggi questo incarico da Maurizio Gambini. La cosa mi riempie d'orgoglio, so benissimo che è una grossa responsabilità, io sono un urbinate emigrato e rientrato, per cui poter partecipare alla cosa pubblica e quindi contribuire anche al bene della mia città è sicuramente una cosa che mi gratifica molto, ma mi riempie anche molto di voglia di fare, perché so benissimo che sarà una responsabilità, un lavoro abbastanza duro. Ecco, su cosa si inizierà a lavorare da subito? Ma come dicevo prima anche nella presentazione, noi in questo momento è importante molto che iniziamo a restaurare un po' il rapporto anche con la cittadinanza, e questo non può, è imprescindibile che non passi da una maggiore trasparenza anche a livello di numeri e quindi anche a livello di bilancio stesso, per cui rendere consapevole, informare anche il cittadino di come viene impiegata la sua spesa pubblica serve ad allineare quelli che sono gli interessi dell'amministrazione con il cittadino, e questo è sicuramente un passo imprescindibile ed è una delle prime cose su cui lavoreremo.